Dunque, la mia impressione è che secondo me la partita di domenica ci deve servire per capire gli errori e per capire dove in questo momento, in questo video campionato, dobbiamo migliorare. Solo quello, perché le sconfitte in una categoria come questa sono inevitabili, quindi dalle sconfitte bisogna prendere il meglio. Il meglio secondo me è capire dove dobbiamo migliorare. E dobbiamo migliorare secondo me soprattutto dal punto di vista della personalità. Cioè, adesso questa è la terza partita che comunque concediamo molto. Concediamo molto agli avversari, non partiamo come sappiamo fare noi e questo non ce lo possiamo permettere. Abbiamo visto che a Chievo, nonostante un brutto avvio, siamo riusciti a riprenderla, ma non è sempre facile riprendere le partite. E poi abbiamo visto che le altre due non ce l'abbiamo fatta, quindi dobbiamo fare tesoro degli errori, assolutamente. E prima possibile, nel più breve tempo possibile, perché poi le partite passano e il tempo passa e il campionato va avanti, quindi dobbiamo subito capire. Magari le difficoltà che si trovano all'inizio rischi di portartele, come dicevi tu, se non le affronti subito, se non risolvi subito Certo. per gran parte della stagione. Non è successo ancora in questo primo tempo. Guarda, io non lo so, io so solo che sono molto fiducioso e molto contento rispetto ad altri anni. Vedo che se noi abbiamo la personalità e il coraggio di giocare le partite, di giocare la palla, di fare quello che vuole l'allenatore, noi siamo una squadra forte, siamo una squadra forte che ce la possiamo giocare con chiunque. Questa cosa qui mi dà la fiducia per affrontare il campionato nella massima serenità e convinto che possiamo arrivare all'obiettivo. Cioè, non vedo grossi problemi. Certo che dobbiamo toglierci quegli errori che in questa prima fase, soprattutto fuori casa, abbiamo commesso. E è stato secondo me anche un avvio molto difficile. Abbiamo incontrato delle squadre che a me personalmente, quando sono andato in quei campi lì, mi hanno sempre messo in difficoltà. Quindi incontrare quelle squadre adesso fuori casa non era il massimo della semplicità, infatti l'abbiamo notato. Diciamo, l'attaccante che Maccari, abbiamo avuto grosse chance Ma sì, dai, via. adesso penso che bisogna guardare ad altro più che bisogna fare un discorso di squadra, un discorso generale, bisogna che adesso parliamo dentro spogliatoio, ci confrontiamo e dobbiamo ripartire il prima possibile. Adesso domenica abbiamo una partita in casa, sicuramente sarà diversa andare a giocare fuori casa, però sappiamo che fuori casa abbiamo sofferto e non possiamo ripetere quegli errori. Credo soprattutto errori di coraggio e di personalità. Però rimango dell'avviso che sono molto molto fiducioso e molto contento di come stanno andando le cose. Perché quando ci siamo messi a giocare abbiamo fatto vedere che in qualsiasi partita abbiamo dimostrato che siamo superiori agli avversari. Quindi questa cosa qui secondo me deve essere il nostro punto di forza. Deve essere il nostro punto che ci fa capire che se noi non regaliamo niente a nessuno, ce le giochiamo dall'inizio alla fine e le partite le vinciamo. Una cosa importante questa, No, no, questa dici. secondo me adesso vorrei aspettare che finisse anche la partita di Catania per vedere tirare le somme della prima parte di campionato. Però questa cosa qui ci deve dare molta forza perché ho visto proprio che in campo se giochiamo come sappiamo non abbiamo difficoltà. Gol 1-0 di domenica, sempre allo stesso modo che è arrivato già a Cagliari contro Chievo. Qualcosa è stato da fare, non lo so.
Assolutamente, sì. Assolutamente, abbiamo preso lo stesso gol, quindi significa che lì dobbiamo migliorare. Assolutamente il prima possibile. Lavoreremo in settimana per questo, sai, quando si mette insieme una squadra nuova, tanti meccanismi, non è facile sin dall'inizio farli scorrere a meraviglia, quindi siamo solamente all'inizio. Certi errori secondo me è normale, poi in queste categorie è ancora più facile commettere questi errori, perché comunque davanti trovi dei giocatori sia fisicamente che atleticamente superiori, quindi credo anche che sia un po' normale. Niente, dobbiamo lavorare. Lavorare, riguardare le immagini, riguardarci gli errori. Ho sempre creduto che il lavoro alla fine ha sempre pagato. Quindi, se siamo intelligenti, che dalla sconfitta prendiamo il meglio, possiamo sicuramente che migliorare. Dalla tribuna si è avuta la sensazione abbastanza netta che il Schelotto su quella fascia facesse cose importanti. Ecco, in campo l'avete avuta anche voi? E se sì, avete pensato a qualche possibile correttivo oppure? Effettivamente qualche problema ce l'ha creato. Noi in campo però non è che possiamo pensare a quello che si può fare, si cerca di limitare al massimo la loro forza. E effettivamente sì, abbiamo sofferto abbastanza da quella parte, però comunque Schelotto è un giocatore importante, quindi è stato bravo lui, dai. Non so che dire, non so che dire, sì, abbiamo avuto quella sensazione. Poi purtroppo abbiamo preso quel gol e è andata così. Bisogna essere più bravi, sicuramente. Non bisogna che ognuno di noi, dobbiamo pretendere il massimo da ognuno di noi. È una categoria questa che come lasci mezzo metro vanno sempre via, quindi da ognuno di noi, dal primo all'ultimo, dobbiamo pretendere il massimo se vogliamo far bene. Quando sei venuto prima del campionato, Sì. quando hai già giocato tanto in Serie A, dopo quattro partite, c'è stata la pausa all'inizio, però Sì. c'è stata tutta giornata, ti aspettavi più o meno questi punti vedendo gli avversari o pensavi potesse essere ancora più complicato all'inizio? Perché tu hai detto prima su squadra che quando ho affrontato il Sì, primo ma massimo difficoltà. guarda, no, sicuramente non mi aspettavo come ti posso dire, una metamorfosi così durante l'arco di una partita, però non mi aspettavo neanche di essere così forte nel momento che si inizia a giocare, cioè non mi aspettavo che ce la potessimo giocare con l'Inter, ce la potessimo giocare anche a Cagliari o anche l'altro giorno a Bergamo, comunque gli ultimi 20 minuti abbiamo giocato solo noi. Non mi aspettavo che potevamo fare così bene, non mi aspettavo neanche di avere delle partenze di questo genere. Quindi adesso è presto per tirare le somme, ti ho detto, adesso aspettiamo domenica, abbiamo una partita fondamentale che dobbiamo fare punti assolutamente. Se riusciamo a fare punti a livello così di classifica siamo perfetti, quindi domenica è veramente una partita di fondamentale importanza per noi. Giochiamo in casa e abbiamo bisogno del nostro pubblico, abbiamo bisogno di tutto l'apporto dei tifosi per riuscire a far bene. Quindi adesso è presto per tirare le somme, però guarda, come ho detto prima, sono più che felice, più che soddisfatto di come stanno andando le cose. Sono sicuro che ci ritaglieremo delle grandi soddisfazioni. Certo. Su Catania il tuo pensiero. Beh, una partita difficile, dobbiamo stare molto attenti in tutto qua, dobbiamo concedere poco agli avversari perché davanti sono molto bravi e niente, noi dobbiamo guardare a noi comunque, è questo un po' il leitmotiv, se noi siamo noi stessi io non ho paura di nessuno.
con tutto il rispetto per tutte le altre squadre, però se noi siamo il Novara che abbiamo fatto vedere in molti frangenti di questo inizio di campionato, noi ce la possiamo giocare con tutti, quindi dobbiamo concentrarci su noi stessi, su questa settimana, sul lavoro che facciamo da adesso fino a sabato e dare il massimo.